È da ieri sera che sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine nei confronti di questa ragazza che abbiamo citato noi stamattina nel nostro video, che si trova in Calabria e risiede a Scalea, la quale sarebbe molto somigliante alla nostra Denise Pipitone, la ragazzina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. La giovane, già come avevamo noi annunciato sul video tutto dal web, ha fornito i nomi dei suoi genitori e anche altre informazioni che riguardano la ricostruzione del suo passato. Tutti gli elementi sono stati trasmessi poi alla Procura della Repubblica di Marsala nella notte, che dovrà ora decidere se procedere o meno con la comparazione del DNA. Ma in queste ultime ore è apparsa anche la voce della super testimone che finalmente ha parlato, la giovane ragazza che è riuscita a riconoscere in questa ragazzina rom il volto di Denise. La signora in questione, che si chiama G.B, ha detto solamente le sue iniziali, è di origine di Palermo e lavora in un parrucchiere proprio di Scalea. Avrebbe avuto così una breve conversazione proprio con questa ragazza rom, dove lei era entrata nel negozio proprio per chiedere di poter lavorare. E infatti racconta così: mi ha detto di chiamarsi Denise e di essere italiana, non so se è lei, io l'ho pensato vedendo i tratti somatici, ha una cicatrice su una guancia e la fossetta che mi è sembrato uguale a quella del padre di Denise Pipitone. La donna, che ha chiamato anche i carabinieri per poi presentare questa giovane rom, ha riferito su un noto giornale, La Gazzetta, di avere saputo proprio dalla ragazza di essere un po' calabrese, un po' di Roma, un po' di Firenze, e di averle detto anche che il padre è morto quando aveva 7 anni. Però, raccontando della sua infanzia, la giovane ragazza aveva dei vuoti di memoria, infatti non sa dove è nata. Al momento, dice sempre la donna di Scalea, che questa ragazzina somiglia molto a Denise Pipitone, ma in questo momento ha i capelli rosa e si sarebbe allontanata proprio con la famiglia rom di cui era in compagnia. La storia di questa ragazza con Denise avrebbero delle coincidenze, ma solo il test del DNA potrebbe svelare la verità. La verità che da 17 anni Piera Maggio cerca con tanta forza e anche dolore, e noi ci auguriamo che si scopra al più presto possibile e che si faccia luce sulla scomparsa di Denise.